Sono il professor Walter Moro, presidente del Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti di Milano, e il mio compito è quello di presentare il corso di preparazione alla prova orale del concorso a cattedra. Sappiamo che sono terminate le prove scritte, ora è importante incominciare a prepararci alla prova orale. La prova orale in cosa consiste? Consiste, come viene detto nel decreto ministeriale 95, che regola il bando di concorso, che la prova orale consiste in una lezione della durata di 35 minuti e di un colloquio di 10 minuti che sarà incentrato sulla conversazione nella lingua straniera e sulle tematiche più attinenti alla disciplina e alle metodologie. Cioè, in pratica, la prova orale dura 45 minuti complessivamente. Allora, il punto adesso importante è di non aspettare il risultato delle prove scritte. Perché non, è necessario incominciare subito? È necessario incominciare subito la preparazione perché dal momento che sappiamo l'esito, che sarà pubblicato il risultato della prova scritta, all'avvio della prova orale passano solo 15-20 giorni, quindi un tempo troppo ristretto per potersi preparare. Quindi è necessario incominciare una preparazione. Se vogliamo fare una prova brillante con un risultato significativo, è molto importante cominciare presto e cominciare subito. Ecco perché, come CIDI, noi abbiamo messo a punto un percorso di preparazione alla prova orale che è incentrato su un primo modulo trasversale che in pratica affronta come si progetta una buona lezione e in particolare sarà affrontato il concetto di diverse tipologie di lezioni che si possono sviluppare. Questo modulo trasversale cerca di dare le basi proprio per sviluppare una serie di lezioni che possono essere diverse rispetto, diciamo, al contesto, agli stili di apprendimento, agli stili di insegnamento. Quindi è un modulo trasversale basato su quattro incontri con lezioni stimolo e con esercitazioni operative pratiche. Le esercitazioni di laboratorio pratiche servono per mettere a punto una griglia, una traccia di buona lezione. Quindi questo è il primo modulo. C'è un secondo modulo più specifico sulla disciplina, affronterà gli aspetti di contenuto didattico-metodologico. E quindi sarà appunto incentrato nel fornire quegli strumenti per fare una buona lezione legata alla propria disciplina, perché poi la prova, diciamo, sarà soprattutto incentrata sulla competenza disciplinare, metodologico-didattica dell'insegnante nel saper fare una buona lezione. Chiaramente, l'articolazione del modulo è fatto per la scuola dell'infanzia primaria, per la seconda di primo e secondo grado. Un terzo modulo, dico molto sinteticamente, chiaramente è incentrato sulla conversazione in lingua straniera, perché nel colloquio è previsto che ci sia una breve conversazione nella lingua straniera. Quindi anche qui abbiamo predisposto un percorso, soprattutto che eserciti il collega a chiacchierare, a discutere, a esporre, a conversare nella lingua straniera. E quindi questo è un terzo modulo molto importante. Abbiamo un modulo poi specifico per il sostegno e quindi c'è per chi farà la prova orale del sostegno, avremo un modulo per questo specifico, diciamo, prova, della prova dell'orale. Abbiamo una quarto modulo che è incentrato sulla simulazione della lezione. Questo è un modulo molto importante che contraddistingue l'offerta che il CIDI fa rispetto ad altri enti, ad altre agenzie, cioè la simulazione. Noi in pratica il nostro collega che segue il corso con noi, che deve superare la prova, lo facciamo provare prima. Quindi la simulazione è una simulazione reale, nel senso che c'è una vera commissione, sarà pescata la traccia il giorno prima e quindi avrà il tempo per preparare la traccia, aiutato ovviamente dai nostri esperti. Si presenta in pratica davanti alla nostra commissione, sosterrà la lezione, l'esporrà e poi farà anche il colloquio. Questo a cosa serve?
Serve intanto per allenarsi, per elaborare già prima il percorso, avendo ben in mente che cosa bisogna che lui faccia davanti alla commissione. Quindi la simulazione è un momento importante, soprattutto toglie ansia. La simulazione serve per in qualche modo arrivare preparati, avendo la situazione sotto controllo, perché noi ovviamente facciamo una simulazione che è la più reale possibile, e quindi la commissione che noi mettiamo in piedi è una commissione severa, una commissione vera che non lascia nulla di intentato. Quindi questo è secondo me un passaggio molto importante. Però l'aspetto che io voglio evidenziare, che è quello che caratterizza proprio la preparazione che il CD fa per la preparazione al concorso e soprattutto questa preparazione per l'orale, è che sosteniamo i candidati nel momento stesso che pescano la traccia, quella che sarà poi la base della lezione che dovrà fare davanti alla commissione ministeriale. Voi sapete che la traccia viene pescata 24 ore prima. Allora, qui siamo gli unici che sanno fare questo lavoro, secondo me. Perché siamo gli unici? Perché abbiamo una lunga esperienza su questo terreno della preparazione, con dei risultati straordinari, questo ce lo riconoscono tutti, no? Che abbiamo uno staff di alta qualità che prepara bene, ma soprattutto aiutiamo il collega anche a elaborare la traccia il giorno stesso che pesca questa traccia. Quindi la traccia viene pescata 24 ore prima, il collega sa su che cosa si sviluppa questa traccia. Allora noi a quel punto interveniamo con la nostra equipe e gli diamo tutte le indicazioni per elaborare una buona lezione, e quindi lo prepariamo bene, va con un atteggiamento sicuro perché ha avuto già un'impostazione, ha avuto già le direttive, soprattutto va in modo sereno, tranquillo, perché un esame si supera bene. Se uno non va lì attraverso diciamo l'ansia, la paura, ma va con certezza, perché deve dimostrare che cosa? Di padroneggiare bene la disciplina, di saper comunicare con efficacia, ma soprattutto riteniamo importante che deve sapere coinvolgere, emozionare, perché la didattica efficace è quella che sa coinvolgere gli studenti. E quindi la prima cosa che deve fare un buon candidato è coinvolgere la commissione, e quindi emozionarla, trascinarla, quindi essere convincente. Questo è quello che ci interessa. Insomma, questo è il nostro percorso. Lo riassumiamo in poche parole. Un modulo trasversale comune a tutti, basato sulla progettazione della lezione, di diverse tipologie di lezione, perché io credo che uno deve saper scegliere poi il taglio che ritiene più adatto: lezione frontale, lezione dialogica, interattiva, lezione come ricerca, diciamo, di lavoro di gruppo, la lezione come laboratorio, la lezione basata su metodologie come cooperative learning, cioè tutta una serie di tipologie che sono fondamentali, che uno deve possedere. Secondo modulo specifico per la scuola dell'infanzia e primaria, specifico per le classi di concorso della secondaria di primo e secondo grado, un modulo per il sostegno specifico per questo specifico prova orale, un modulo sulla conversazione in lingua straniera, un modulo sulla simulazione e il sostegno, questo è il punto importante, l'aiuto per impostare bene la lezione il giorno che lui pesca la traccia e quindi si presenta all'incontro della commissione tranquillo, sereno e quindi capace di gestire bene e quindi di uscirne brillantemente. Questo è quello che facciamo. L'abbiamo già fatto, abbiamo già ottenuto grandi risultati, quindi i colleghi sanno che la nostra è un'associazione di qualità, un'associazione come quella del CD Milano che da 40 anni lavora per preparare al meglio. Perché prepariamo al meglio? Perché abbiamo un'idea di professionalità. Noi vogliamo insegnanti preparati, motivati, professionalmente capaci di gestire tutte le situazioni di alta qualità, perché questa è la nostra mission. Vogliamo una scuola dove ci sono degli insegnanti bravi, preparati, e questo è il nostro compito. Grazie, venite da noi.